Grazie, benvenuta in un nuovo video. Questo sarà il video Mangio con voi, quindi pranzeremo insieme. Quindi magari stasera che cenate, visto che lo caricherò nel pomeriggio, insomma, avete un po' di compagnia. Io oggi mi sono coccolata un pochino perché contando che sono esattamente 4 giorni di fila che non ho la nausea, sto scongiurando che non torni mai più e quindi oggi mi sono, diciamo, sfruttando una serie di combinazioni astrali, tra cui che non c'è più nulla perché devo fare la spesa e che le nausee sono sparite, mi sono fatta una coccola. E ho preso una cosina dal giapponese, ovviamente tutto cotto, ovviamente tutte cose che posso mangiare. E ho provato un posto nuovo che c'è qui vicino a casa mia, cioè non super vicino, però insomma abbastanza vicino. E ho preso i ravioli con il pollo dentro. Sì, pollo. Poi ho preso, aspettate che c'è un nodino non indifferente. Allora, aspettate, abbiate fede. Tra l'altro sono sola perché sapete che. Ok, queste non le ho chieste, me le hanno omaggiate. Sono quelle patatine. Queste qua che conoscerete tutti, quelle del giapponese, quelle fatte di gamberi, buonissime, quindi grazie, me le hanno messe comunque. Poi ho preso un roll di tonno cotto e Philadelphia. Qua ci sono, mamma, le salse si sono piegate. Ho dimenticato di dire di ogni tanto quando mi ricordo chiedo invece che la salsa di soia, chiedo la teriyaki perché è la mia preferita in assoluto. Non so se l'avete mai provata, ma è qualcosa di meraviglioso. Vabbè, bacchettine come se non ci fosse un domani, me ne hanno mandate tre, ma così le tengo da parte. Quindi una per me, le altre due le sistemo poi dopo. E poi l'ultimo roll che ho preso è un semplicissimo roll Philadelphia e avocado. Mi da dire avogado, invece è avocado. E quindi ho preso, vedete, tutte cose super semplici proprio per evitare la qualsiasi cosa. E quindi niente, io direi di iniziare a mangiare insieme. Mi verso l'acqua. So che probabilmente non vedrete benissimo il tavolo, ma se piego troppo il cavalletto vedete solo il tavolo, a me non mi vedete più, quindi non ho altri metodi. Ho una sete pazzesca, quindi un bel bicchiere d'acqua me lo bevo anche prima. E niente, ragazze, come state? Spero stiate tutte bene. Se guardate questo video mentre pranzate, magari quando siete da sole, scrivetemelo nei commenti perché comunque mi fa piacere. Allora, io direi di assaggiare un raviolo. Vediamo come sono. Sono molto carini. Ve li faccio vedere, aspettate. Io amo il giapponese e non mangiare pesce crudo mi sta veramente mettendo a dura prova. Anche perché quando aspettavo Federico, io il sushi ancora non l'avevo sperimentato, quindi non sapevo ancora che mi piaceva. Non c'era ancora questa super trend del sushi, o meno, magari c'era, io non ero ancora venuta a conoscenza. E quando l'ho scoperto, boh, me ne sono innamorata. Guardate che carini, sono fatti tipo a sacchettino. Assaggiamo, sono di pollo. Buonissimi. Sono arancioni sopra, quindi è come se ci fosse anche tipo la zucca. Vedete? Tipo zucca, un po' di cipollina, buonissimi. E non sono neanche troppo, come si dice, troppo agliosi, come purtroppo mi piacciono a me, ma non li digerisco. Buoni.
Davvero molto buoni, molto delicati. Non so ancora bene come si fanno questi video, come vi dicevo già nel vlog mukbang, mukbang. Perché comunque come dire, non è che mi imbarazza sinceramente mangiare insieme a voi perché siete come delle amiche. Però non so, cioè, non so se ci sono delle regole particolari per fare questi video. Io non riesco a mangiare con la bocca aperta. Provo questo qua, molto molto semplice, però mi apro anche la salsina di soia, che anche questa è molto buona. Mi dispiace proprio di non essermi ricordata la teriyaki, però. Sì, oggi avevo proprio bisogno di una coccola. Non vi capitano mai quelle giornate in cui dite, ma sì, fuck a tutto. Oggi mi prendo una coccolina per me perché me la merito, perché tra una cosa e l'altra sono sempre stata male. Non pensavo. Perché non c'è pesce, non c'è carne, solo avocado e Philadelphia. Veramente wow, veramente veramente buono. Mangio ancora uno, poi assaggio anche gli altri. Al tonno c'era anche il salmone alla griglia, ma avevo paura che non fosse ben cotto, quindi ho lasciato stare. Questo è buonissimo, ragazze. Se anche da voi lo fanno, e amate ovviamente il sushi, provatelo perché comunque è sano. Avocado e Philadelphia e un po' di riso con il sesamo, non è niente di. Però è veramente buono. Ho dimenticato di prendere un elastico per i capelli, quindi scusate, ma non lo sono proprio dimenticato. Non so voi, ma il sushi comunque mette sete, ma è buonissimo. Allora mi sento anche tra virgolette un pochino più leggera perché finalmente sono riuscita a prenotare l'ultimo esame che devo fare. Cioè l'ultimo, in realtà non è l'ultimo, l'ultimo oltre quelli di routine, i soliti prelievi, sarà la morfologica poi più avanti. Questo invece ha il tonno e il Philadelphia, mamma mia quanto, oddio, solo l'odore mi dà fastidissimo. Hanno messo zenzero che non mangio mai e come si chiama quello piccantissimo verde? Mi sfugge il nome. Vabbè, mi sfugge, comunque avete capito, è una cosa super piccante che è anche un gusto che odio. Comunque proviamo un attimo questo al tonno, poi vi racconto. Buono. Ma preferisco gli altri. Cioè, non so. Buono, eh. Non ha un gusto cattivo, eh. È fresco e buono. Ma non mi, probabilmente non mi va il tonno. Non so. Pensavo di sì. Lo terrò in frigo, magari. Stasera o domani lo mangio anche Riccardo. Dicevo. Che mi sono tolta il pensiero perché c'è stato un momento veramente che avevo un sacco di esami da prenotare, quindi panico più totale. Ora finalmente sono più serena perché ho praticamente ieri ho fatto no, ieri, scusate, l'altro ieri ho fatto
L'ultimo esame di un test di screening prenatale, quindi finito. Adesso devo andare a ritirare poi gli esami. E poi andrò dalla ginecologa, insomma. C'è sempre qualcosa da fare. In teoria, dopo che ho fatto ancora i prelievi, per un po' mi fermo. Penso che per un mesetto posso stare tranquilla, non vedo l'ora. Perché c'è veramente tanti tanti esami da fare. Ragazze, questo roll è spettacolare ed è il più semplice che ho preso, cioè. Buono. Facciamo un po', mangio anche un raviolo. Anche perché mi sono stupita veramente tanto dell'ordine che ho fatto. Contando che questo non penso lo mangerò perché proprio ho notato, sentivo che non mi andava, anche se è molto buono, probabilmente non mi andava il tonno. Io sono un amante del salmone crudo, anche il tonno crudo, gamberi, gamberetti, gamberoni, fritti in tempura, in tutte le salse, però. Il tonno cotto lo prendo perché non posso prendere altro. Non avevano il salmone cotto, altrimenti avrei preso quello. Ce l'avevano alla griglia, ma non ero convinta, quindi sinceramente evito. Però ho pensato, ho finito tutto, devo fare spesa. Cosa faccio? Mi prendo una pizza? Perché avevo voglia di una coccola. Visto che comunque è un bel po' che col fatto che sto sempre male non abbiamo più mangiato fuori, niente, ho fatto più nulla. Però la pizza non mi andava. Avevo voglia di una cosa di questo tipo, quindi. Veramente buoni. Questi ravioli fatti a sacchettino. Pensando cosa posso raccontarvi, ieri sono andata a fare una commissione a trovare i miei genitori con Federico. È stato bello perché ho visto anche mia nonna, ci siamo visti un filmino di quando ero piccola. Infatti, se non mi seguite su Instagram, vi lascio io, sapete che ogni tanto ve lo ricordo, vi lascio il mio nome su Instagram qui sopra, perché ho messo un video, sicuramente tanti di voi che mi seguono già anche lì l'hanno visto, un video in cui da piccola eravamo in montagna, era il 1994, quindi avevo 7 anni. E mio papà faceva spesso i filmini quando facevamo qualcosa. Infatti, grazie a lui che ci sono questi ricordi che sono unici. E io avevo, e me ne sto rendendo conto solo adesso che comunque faccio video su YouTube. Che un po' forse ho sempre avuto questa passione per condividere, per chiacchierare, non lo so. Mi avete scritto anche un sacco di commenti bellissimi sotto quel video perché avevo quasi un po' paura a condividerlo perché è veramente una cosa molto personale, molto un ricordo stretto legato alla mia famiglia, quindi avevo un po' timore e invece siete state dolcissime tutte quante, mi avete scritto che sono dolcissima, che ero una patatina, insomma, mi avete scritto tante cose dolci, quindi vi ringrazio come sempre. Che buone, ragazze. Mi spiace per quelli al tonno, però tanto. Come vi dicevo, mi sono stupita del mio ordine perché mi sono resa conto che non riesco più a mangiare, a buffarmi perché mi viene proprio su, non ce la faccio a tenere troppo cibo. Cioè, se prima facevo magari lo you can eat, no? Quando andavo con Riccardo al giapponese, andavo con Riccardo al giapponese. All you can eat, paghi 10 euro e ti puoi mangiare anche tra un po' tutto il ristorante, no? E tante volte abbiamo preso veramente il mondo.
È capitato quando avevamo parecchia voglia del giapponese che non andavamo da tanto. Tu paghi quello, ma puoi prendere anche tutto il menù. Io ora non meriterebbe neanche fare lo you can eat perché mangerei sì, due roll e mezzo, poi sono già piena. Io già ora non sono piena, però è proprio il giusto, cioè questo qua è già di troppo, quindi un roll e i ravioli, basta, sono già piena. Però meglio così perché questo, come anche nella prima gravidanza, mi porta a non prendere tanto peso. Cioè, rimango più o meno come ero. Ovvio, si prende il peso del bambino, ma non ingrasso di più, ecco. Questi ravioli veramente mi hanno stupita. Super top. Mi finisco ancora questi tre. Salute. Con l'acqua poi. Se ci fosse Fede, lui queste le ama. Ogni volta che c'è giapponese, cinese, lui quando vede quelle si illumina, proprio fa gli occhi a palla. Le patatine. Salsa di soia ne avanza anche una, la possiamo tenere per qualcos'altro. E niente, comunque vi dicevo. Cosa vi dicevo? Niente, che già da bambina. Ecco, lo metto qua dentro, tanto. Già da bambina avevo un po' questo. Non lo so, mi piaceva tanto far ridere. Cioè, proprio guardandomi ho rivisto Federico. Tante cose che magari riprendo a Federico quando esagera, che fa lo sciocchino per farmi ridere. Quando ho visto sto video ho detto che cretina, anche tu eri così. Non che sia un problema che vuole farci ridere, anzi. Però lui non si pone un freno. Lui magari dici, vai a lavarti i denti che ora di andare a nanna. Lui inizia a fare lo sciocco per perdere tempo, ma anche per farti ridere. E quindi Fede, basta, Fede, vuole andare. Magari dopo un quarto d'ora non si arrabbia, dice, oh, devi lavarti i denti, basta. Però guardando quel video mi sono resa conto che ero così anch'io. Ero proprio, non lo so, l'ho rivisto tanto. Anche il tono della voce, il modo con cui scherzo, è proprio mio figlio. Mi piace cantare, ripetere canzoni a memoria, tutte cose che facevo anch'io, quindi su questo, cioè sul suo modo di essere ha preso tanto da me. Ragazze, questo roll veramente è il mio preferito. Una roba, non so come l'ho già stradetto mille volte, però mi spiace per quello lì, ma così lascio anche un assaggio a Ricky quando tornerà, se lo vuole, se gli va. Ho finito. Se tutto va bene, presto, quindi se il pupo permette e si fa vedere, tra non molto forse riuscirò a dirvi se è maschietto o femminuccia, non vedo l'ora. Sono strapiena, cioè sto bene in realtà, non mi sono né abbuffata né altro, sto benissimo. Diciamo che veramente questo al tonno sarebbe stato di troppo, quindi ora lo metto in frigo insieme alla salsina di soia in più, c'è anche le bacchette in più, c'è anche le patatine. Stasera Ricky è la cena. E niente ragazze, io sono stata benissimo, mi è piaciuto tanto fare questo video perché oggi sono tutto il giorno da sola. Federico è fuori col papà, Riccardo è a lavoro, sono
Stamattina ho fatto le pulizie, devo solo più pulire la cucina. Quindi, sinceramente, pranzare da sola con queste con questa piccola coccola che ho voluto farmi ora che sto meglio, quindi incrociate le dita per me che non tornino più, forse ci siamo, è il momento di pace. Quindi grazie per avermi tenuto compagnia, spero di averla tenuta anch'io a voi e vi mando un grande bacio e ci vediamo prestissimo con nuovi video.